Eccoci qua, eccoci. Dovremmo esserci, perfetto, riapriamo il gioco. Ed eccolo qua. Allora, dicevo, Midnight Fight Express, purtroppo non avevo cambiato il titolo della diretta, ero convintissimo di averlo fatto, invece non l'avevo fatto. Allora, di che cosa si tratta, che tipo di gioco è Midnight Fight Express? Sì, è un picchiaduro a scorrimento, vecchia scuola. Che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, consigliatissimo mouse pad, ma noi lo giochiamo con mouse e tastiera. Language, ve lo dico già, non si cambia una mazza. Qua invece l'ho messo a tutto al massimo di tutti i massimi. Adesso ve lo faccio vedere quello che si può mettere, ma qua stiamo parlando veramente di tutto top. Ci manca anche solo che per questo gioco non si possa mettere con una RTX 3070 tutto al massimo, però era giusto per dirvelo. New game, assolutamente normal. E si riparte tutti quanti insieme. Veramente metterci in una citazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, secondo me è una grandissima idea, perché nessuno tra videogame e serie TV e film ci aveva mai pensato, quindi già partiamo in grande spolvero. Noi siamo in mutande, se non ho capito bene, o forse un vestito, non ho capito. Questo è un po' in fretta. Adesso ci buttiamo subito, ragazzi, a combattere. Dicevo, super consigliato il pad, ma lo proverò con mouse e tastiera perché voglio. Tanto molto molto carino da vedere, eh? Guardate anche belli effetti di luce. Tra l'altro effetti di luce in cazzo, perché vedete che io ci passo davanti alla finestra, non creo nessun tipo di ombra, e le ombre e tutto il resto ce le abbiamo al massimo, quindi vabbè. Noi siamo babyface e abbiamo l'aiuto di questo simpatico spazio. È il tasto per interagire e tra un po' anche per rotolare, ma attualmente non è ancora abilitato. Io ripeto, mi trovo, vedete, con shift si corre al primo comando scomodo, ovviamente. Questi sono i fratelli cattivi di Bezos, quelli di Amazon, e noi dobbiamo. Adesso qua ve lo fa vedere ancora in modo normale, ma in realtà poi c'è un altro modo per combattere. Ok, allora dovremmo in teoria usare il tasto destro per fare la parata e premere subito E, solo che avete una finestra in cui se non parate nello stesso giù, cioè nel tempo perfetto, e non riuscite a fare tutta questa cosa qua entro un certo nanosecondo, la cosa non funziona. E quindi io. Ah, qua vi fa vedere che dovete premere. Vedete che qua devo dargli. Ecco qua che ci siamo riusciti. Ed ecco qua che ci siamo riusciti. Perché in teoria se voi tenete premuto, se voi fate il colpo secco, con il colpo secco, cioè fate tac, se invece tenete premuto fa il colpo più lungo, però ripeto, lo fare il tasto destro per parare subito dopo farla E è veramente, cioè, da ninja, perché vi lascia veramente una finestra quasi irrisoria. Poi soprattutto
non è come, allora, Assassin's Creed ha tutti i difetti del mondo, ma quando, no, più che Assassin's Creed, no, esempio sbagliato, Batman per esempio, che aveva un sistema di combattimento un po' particolare, poi ripreso anche da La Signore degli Anelli, eccetera, eccetera. Era matematico, cioè se voi premevate i tasti entro un certo, una certa finestra, né lunga né corta, perfetta, non sbagliavate mai, cioè la parata era sempre, sempre perfetta. Se sbagliavate era per colpa vostra, Quasi mai sbagliavate. Perché era colpa, diciamo, del sistema. E invece qua non è calcolato bene. Mi spiace, ma qua avrei dovuto parare. Qua colpo pesante, perché sennò lui non si distabilizza. Eccolo qua. Poi adesso ci dirà che anche gli oggetti li possiamo prendere. No, quando è che arrivano gli oggetti? Forse... Ah, eccolo qua. Quando... Vedete, ecco, io questo faccio... Cioè, ci ho giocato veramente poco. Qua non possiamo ancora prenderci... Possono già prendere, no? Ok, fammelo prendere. Ok, cool. Il fatto che le armi abbiano una durata temporanea è una cosa che non è mai capitata in nessun videogame e di conseguenza ci fidiamo e ce li andiamo a pigliare. Ovviamente il suggerimento è, ogni volta che avete finito un combattimento, cambiate arma. Prendiamo l'oggetto, tanto non c'è differenza tra gli oggetti, credo. Qui entriamo nel photo mode, che sicuramente questo è un gioco che col photo mode offre assolutamente il suo massimo, ma giusto per essere chiaro, ero ironico. Non mi interessa minimamente, no. Prendiamogli il suo manganello, senza per questo avere dei doppi sensi. Porta aperta, ma dalla quale nessuno può farci assolutamente nulla. Pistola! Non c'ero ancora arrivato. Bello, mi piace. Parte della pistola è fatta molto bene, devo dirlo proprio, perché è così. A parte con le pistole è fatta veramente, veramente molto bene. Non si può ricaricarla, probabilmente abbiamo 13 colpi, quando sarà finita, sarà semplicemente finita. Bella la parte delle pistole, mi spiace perché purtroppo non è invece fatto benissimo la parte del combattimento, che è un po' il suo focus. Ok, possiamo fare skills, parry e counter. Possiamo anche prendere dei grappoli. Combine light and heavy attack for more. I parry non funzionano bene, non mi piace.
neanche con lato finisher, quindi se devo. Sì, sblocco questo. Ok. Poi l'apparenza. Immagino dovremmo usare il nostro credito, ma a me sinceramente non è che mi interessi particolarmente. Ah, perché noi potremmo scegliere determinate armi che noi vorremmo. Bella questa idea, carina. Carina, alcune armi, cioè le armi che noi vorremmo che loro spawnassero. Carina, molto alla roguelite moderno, diciamo. Non so se adesso qua. Ecco, a parte della telecamera. Vedete che questo era molto. Molto alla Batman. Collecting gold teeth. Ah, ok. Ok, denti d'oro delle vittime. The Snake Kratos, ma ciao caro, ti stavo aspettando. Ben ritrovato. Ok, chiappe al neon. Qua che succede? Loro ci hanno avvistati. Qua anche tra l'altro la cosa raggi X è tipo Batman. Tra l'altro pure loro possono andare a. Una bellissima idea di usare, di farmi vedere questa parte qua. Farmi vedere questa parte con l'esplosivo e mettermela a 1 metro dalla faccia. Bellissima idea. Ah, tra l'altro l'agganciamento è pure automatico. Batman, a me questa telecamera è più quella di Dead Nation. No, assolutamente certo. No, 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 no. Allora, ho fatto il paragone con Batman, non tanto perché assomiglia a Batman in nessuna cosa possibile. Spiegavo prima, adesso non so se tu sei entrato dall'inizio, ma spiegavo prima che a differenza di Batman, dove il combattimento e anche quello di Mordor, che è lo stesso, diciamo, tra virgolette, sistema, quando voi paravate il sistema era perfetto, parata perfetta, cioè se sbagliavate era perché cannavate voi qualcosa nei tempi, però era tutto gestibile, prevedibile, fattibile, eccetera. Qui invece purtroppo la parata, a differenza appunto di quello che era perfetta, qui la parata avete una frazione di secondo, tipo proprio un nanosecondo, non sapete esattamente se parerete, perché magari non lo fate nei tempi sbagliati, e il tempo anche di prendere la E per il contrattacco è lunghissimo, cioè è cortissimo. Quindi sono proprio cannati i tempi della parata e cannati i tempi della contromossa, purtroppo. E quindi era per spiegarvi questo. Abbiamo ancora solamente. Tanto continuano a spiegarci cose, non so se forse mi serviva leggere cosa dicevano. In questo caso non credo però.
tempi sono proprio sbagliati, cioè proprio no, sono proprio cannatissimi i tempi, proprio sbagliati, cioè si può dire in tanti modi diversi, ma sono proprio cannatissimi i tempi, non riuscirete mai a prevedere. Qua probabilmente ho sbagliato io, ma ecco, per esempio, vedete, questa cosa del prendere gli oggetti e tirarli in automatico, per esempio, funziona molto bene, tanto per dirvene uno, perché lo calcolate. Nel momento in cui mi fate calcolare dei tempi e non ci si sta dietro, i tempi purtroppo sono sbagliati. Ma a me i giochi di Batman non sono mai interessati, ci farò un pensiero sul gameplay e per Gotham City, che davvero vale il prezzo del biglietto. Vabbè, allora, i giochi di Batman valgono miliardi di volte essere giocati, sono veramente belli. Veramente belli. Vabbè, prendiamo una bella C. E no, la GIF non ci interessa. Vediamo se possiamo sbloccare qualcosa. Abbiamo una parte di unlock. Piace questa cosa, se funzionasse. Se funzionasse non mi dispiacerebbe, però vediamo questo. La grappolata non mi dispiace nemmeno questa, sinceramente. After two or more light attack. Non mi piace. La grappolata non mi dispiace. Vediamo invece qua cosa succede. Bella questa. La sblocchiamo. Non voglio neanche vedere le altre. Tra l'altro cos'è che era questa qua? Press the light attack to perform a long slide. No, non me ne frega assolutamente nulla. Questa ho fatto bene a prenderla. Tra l'altro cosa c'è da fare? Un cazzo. Ci piace. Ah, si ricomincia con... Oh no, non dirmi che devo rifarlo. Ho sbagliato di schiacciare. Forse dovrei anche leggere cosa dice, no? Giusto. Ma cosa stanno facendo? Cioè, ballano... Ah, ok, no, sembrava una roba tipo... Tipo che combattessero, lo dicevo. Ah, finalmente arriva Tone Dog. Personaggio che... Tanto vedete che la barra della vita si recupera solamente se riuscite a perderne meno di quella, meno di un'attacca intera, allora si recupera. Ecco, perfetto. Non ho capito cosa sia successo, però ci fidiamo. Non so se cambiare arma, ma mi piace il... Ah, devo tornare di sopra? Ok. Perfetto.
della bombola è allucinante perché... Vabbè, perfetto. Perché è in realtà contro di voi. C'è una pistola? No. In verità neanche molte trasposizioni di Batman mi sono mai interessato. Lo tengo in cervello. Non ho la sua altezza. Sì. In realtà, allora, di Batman... posso dire che sono d'accordo con te su... Che arma è questa? Sulla parte delle trasposizioni, dall'altra parte ti dico... Cioè, uno dei miei personaggi preferiti, ma effettivamente... Lato videoludico... No, lato videoludico c'è tanta roba bella. Cioè, queste qui che sono usciti... Poi, secondo me... Dai, che carini, fanno il gioco della bottiglia. Purtroppo devo parlare un po' così, ragazzi, perché... Iga, arriva Little Tony. Little Tony... Iga, che pistolona che è. Basta parlare continuamente, due coglioni. Ok. Perfetto. No. Quello che sia successo tra i due non si sa. Però mi interessa che ci abbia lasciato questa pistola, che ovviamente sarà finito il livello. Soprattutto sono il cartone degli anni 90, fantastico, cartone di fenomenale. Il Batman di George Clooney, vabbè, lasciamo stare quello, penso che sia piaciuto soltanto a te. Un po' quello di Tim Burton, quello di Tim Burton non mi è piaciuto, sì, sono tutti non Batman, però... Alla faccia, non ti è mai piaciuto quello di Nolan. No, invece quello a me è piaciuto tantissimo. Ok. Con un agile scatto qua. Prendetevi tutti il rudo. Attenzione. Basta spiegarmi cose che non me ne frega niente. Tanto mi stai spiegando poi assolutamente nulla. Arriva il muscolo. Spiega ancora altre cose. Bello completato, perfetto. Allora, gradimento F di meno addirittura, anche perché sono morto, quindi sicuramente le prestazioni non sono state il massimo. Ok, skill, playground, progression. Beh, non ci interessa assolutamente nulla. Appearance, nemmeno quella. Però volevo andare a vedere. Ah no, attenzione. Ah vabbè, ma è tutta appearance. Ok, non me ne frega assolutamente nulla. No, cosa ho schiacciato?
No, 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 no. Back to. Ok, dicevamo skillless. Allora, rope non ce l'abbiamo comunque. Allora, questa ci siamo detti che. That knocks back any. Ah, ok, però li colpisce un po' la cazzo. While standing near. No, non mi interessa. Left shift. Vabbè, proviamo. O se no proviamo a fare qualcos'altro. No. Ma sì, sblocchiamola, va. Vediamo cosa sono le prossime. Questa non è male. Questa no. Ok. Però cazzo, nel YouTube che seguo ho scoperto un fumetto fighissimo di Batman. Anche vero che credo sia vero Batman. Dopo trollo compro. Semmai dimmi qual è allora. Sono curioso anch'io. Ne ho alcuni io di fumetti di Batman. Vabbè, figlio mio. Ah, è volato giù. Space. È una città di teppisti questa, non so che città sia, però. Quello che vi dico, vedete, quello che sto facendo è comunque. La rotolata più il colpo resta comunque la soluzione top. Ammetto però che a volte mi piacciono cose che la massa oltre a Batman include anche i film di Gejo. In capo gli esempi si sprecano. Ok, Gejo effettivamente non mi ricordo quale ho visto io e devo dire che non mi erano dispiaciuto, ovviamente che non c'entra niente con i Gejo, però era stato carino un film dei JoJo che ho visto, non so, mi sa che sono due o tre, uno spin-off, eccetera. Io di sicuro ne ho visto sicuramente uno e confesso anch'io che non mi era dispiaciuto. Abbiamo completato anche questo livello. No, completiamo tutto in fretta. Bella C. Beh, effettivamente c'è tantissimo da sbloccare, non so quanto possa essere lungo.
Mi piace questo. E anche questo dopo, perché fa tutto praticamente in automatico. Controllate di spezzo comunque massaturato. No, se mi scrivi qual è il... Sono curioso di sapere qual è il fumetto di Batman che ti è piaciuto, che hai letto. Cioè che lo youtuber ti ha suggerito di leggere. Questo sono molto curioso. Ah no, pensavo già di andare in giro a menare tutti, ma... Alla faccia! Ah, tra l'altro vedete, cioè lei non è che vi appare, lui dovete saperlo voi, quindi a un certo punto, vedete, 1, 2, bam, no, questo è sbagliato perché poi è proprio un errore di sistema, mi spiace ma, cioè sto facendo l'animazione per questa cosa, tu non me la puoi togliere. Non puoi colpirmi mentre addirittura sto facendo l'animazione per la cosa in sé. No, mi spiace ma è sbagliato proprio. Per andare a ripescare il video che mi ha consigliato, quello era quella puntata, te lo dirò. Ah, ok, grazie. Vedete che figata. E io tengo sempre pronto praticamente il tasto E perché devo calcolare molto in fretta quando utilizzarlo in automatico. Però mi piace tanto l'idea che comunque al prossimo potenziamento non dovrò più fare la E. Perché andrà in automatico. Vediamo se c'è qualche altra arma caduta. Dobbiamo andare su di qua. Oh cazzo, stavo guardando la chat, ma... Allora questa cosa non interessa. Cioè al gioco in sé. Aia, 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 aia. Bella la finisher. Utilissima. Ah, sono morto. Mamma mia. Uscito per mirare. Va bene, ma questi sparano. Ah, ok. Ah, no, loro sono buoni, giustamente. Ok. Boh, perfetto, ero già mezzo morto. Ok, voglio la pistola però. Ok. Troppo colpi. Ah, ma tra l'altro interessante perché non è fissa la quantità di colpi, è in base a quanti colpi anche sono stati già sparati. Aia.
Aia. No, il tasto, il tasto. Mica ragazzi, io non mi ricordo i tasti. C'è un conto. Il fattore nostalgia mi dice che avete liberato un periodo di schermi. No, vabbè, no, Batman di Clooney, pardon, ma proprio indifendibile. Abbiamo recuperato questa scena. Sì, il fatto di averlo recuperato però comunque ci dà modo, da un certo punto di vista, di recuperare. Però ovviamente perdiamo, esatto, in valutazione, denaro, probabilmente anche tutta una serie di cose. Però quello che adesso a me piace andare a sbloccare è questo. Press the finisher button, stand to finish. Sì, in realtà anche qua, cazzata, tra virgolette, il fatto che quando noi dobbiamo combattere, cioè devo sapere io quando è il tasto, cioè ogni cioè colpisco 250 persone alla volta, cioè chi se le ricorda quando è il momento di premere. Quindi si preme un po' a caso dopo che si è colpito un po' il nemico. Che per carità, però. Scena dei bagni di tutti i film d'azione del mondo. Cioè, vedete? Vedete la cazzata enorme? La cazzata enorme. Non puoi mentre sto facendo la finisher. Dopo voi potrete dirmi, no scusa, ma nel mondo reale tutto questo... sono morto praticamente. Cioè non è che uno è buono nel mondo reale. Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Però chi se ne frega, cioè non è il mondo reale e quindi devi applicare delle regole. Abbiamo lo scacciamosche. Tra l'altro questi qua, cioè non ci credo, sono rimasti, cioè sono rimasti esattamente qua dentro per tutto il tempo. Con grandissimo esempio di coraggio. No, questo voglio dire. Arrivano le dicerie, che sono assolutamente pericolosissime. Porca puttana. Nemici, tra l'altro, ripeto, mal gestiti. C'è bisogno, cioè come gioco in sé non è male per il gioco in sé. Quello che sbaglia in pieno è l'estrema imprecisione del modo di essere, di combattere. Voi adesso mi starete per dire, ma come fai a essere preciso in un picchiaduro scorrimento di questo modo? Ma ve lo faccio io subito immediatamente un esempio. Le tartarughe ninja, piotto che tartarughe ninja appena uscite, piuttosto che il gioco di Streets of Rage 4, quindi quella realtà moderna, quindi non vi sto facendo esempi di giochi ultra vecchi, per quanto si rifacciano dei picchiaduro a scorrimento classici anni 90, hanno assolutamente una grande precisione, che è quella che serve peraltro.
No, quella roba qua non mi piace. Presto, finisce proprio quando a stanto, finisce con il powerful. Ah sì. Cos'è questa? No, vabbè. No, qua si salterei a qualcos'altro, sinceramente. Qua adesso praticamente colpiamo e premiamo E, perché non sapremo mai esattamente quando fare una cosa o farne un'altra. Su dalle scale. Can easily break through enemies and shield. Ah, lo faccio. Cioè, immagino debba andare giù. Ho sbagliato io, non ho praticamente. Sì, gli ambienti non permettono grande possibilità di movimento, di agilità. Il finisher in realtà è stata una bellissima invenzione. Perché in realtà è super forte. È super forte però. Cioè, ditemi voi come si fa in un ambiente del genere. Allora, come faccio se sto facendo una finisher, porca di quella puttana, a rompermi i coglioni su una cosa del genere? Impossibile, ovviamente. Calcolata malissimo, malissimo questa cosa, ma io dico, ma porca di quella puttana, ma nessuno prova li prova sti giochi. Cioè, pazzesca è sta cosa, pazzesca. Ok. Sì, il primo da uccidere era il tizio col martello perché comunque permetteva di fare sta cosa. Ovviamente avrò una valutazione pessima. No, è l'impre... Allora, io non sopporto l'imprecisione nei combattimenti, soprattutto dove c'è tantissima gente. Cioè, deve essere... Faccio un altro esempio di un gioco iper preciso, Ninja Gaiden, tosto ma iper preciso, signori. Purtroppo se fai un gioco dove appunto sei 47 contro 1, mi aspetto questa cosa.
7 colpi. Questa sembra una mazza da Fallout, tra l'altro. Dove cazzo devo andare? Sette colpi, no, forse sono tutte da sette colpi, probabilmente. Dove devo andare? Qua. Dovresti provare ad evitare gli scontri uno contro due, motore da uno quando non sei circondato. Sì, il problema è che, allora, non essere circondati in ambienti super stretti è quasi impossibile. La cosa più, che non ha proprio più senso, più ancora dell'imprecisione. Cioè, perché l'imprecisione è intollerabile, soprattutto in giochi del genere, ma quello che è proprio completamente senza senso è che, cioè, se io sto facendo una finisher, quindi tu ti aspetti che, cioè, sto prendendo il tizio e lo sto buttando per terra, previsto dal gioco, non puoi tu continuare a colpirmi mentre io sto facendo questa cosa. Ripeto, fosse da vita reale, vabbè, è ovvio che cioè, avverrebbe in questo modo, ma per forza di cose. Cioè, ci manca solo che non avvenga così nella vita reale, però, cioè, capisci che siamo nella vita reale, quindi, cioè, di che stiamo a parlare? Livello completo. Valutazione merda. No, beh, però no, zero detti più, cioè. Allora, andiamo a vedere cosa si può sbloccare. While rolling, all the heavy attack. Ma ci sta. Affissoli, questo sicuramente. Bella questa. Cioè, quando... Mi piace. Questa qui è bella. Difatti così... Difetti così sono da giochi tie-in. No, i tie-in... sono i giochi, diciamo, derivanti da titoli cinematografici, cioè, che ne so, Star Wars, il tie-in è la versione non del film ma dello stesso brand. Questo fa molto... questo fa assolutamente... aspettate, com'è che si chiama? Streets of Rage, cioè... anche le tartarughe ninja ce l'aveva. Tartarughe ninja, se vi ricordate, se avete giocato più che altro i giochi delle tartarughe ninja. Sono morto pure io, però. Poi soprattutto con questa telecamera mi fate delle scelte di design. La cosa più bella è proprio, cioè, non è che ne ammazza un po', cioè, proprio tutti. Voi direte, giustamente, sì, no, è chiaro, però ma non ero sopra le binari di merda, che cazzo. Nel gioco di Eragon c'era l'impossibilità di finire o fare le prese perché... come la dice lunga questo, se no, beh, certo, diciamo che ci siano tanti tie-in che facessero cagare, anzi, scusa, che la maggior parte dei tie-in... no, attenzione però, i tie-in di merda attraversano praticamente tutta l'era post 2000, assolutamente
2000-2010 ce ne sono stati 1,5 miliardi di tie-in e facciamo uno più cagare dell'altro, proprio lo schifo. Negli anni 90, 80, ma soprattutto 90, non è del tutto così. Verso la fine degli anni 90 sì, perché sì, comunque si generavano comunque nuove console più difficili da programmare, i giochi dovevano essere fatti comunque in 2 secondi. Ma fine anni 80, prima metà degli anni 90, i tie-in. Quindi parliamo di, che ne so, giochi di Batman, Blues Brothers, su cazzate del genere. Comunque c'erano giochi di grandissima qualità. Grandissima qualità, ovviamente. Ok, you need at least 10 level. Ah, ok. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Scusami. Ah, 10 già sbloccati. Andiamo a grappolarlo allora. No. Proviamolo, proviamo. Adesso. Ale, Pat Boys. Comunque Pat abbiano fatto, hanno fatto quello sbagliato di sicuro. Ga. Sono morto praticamente. Ma più che altro devo capire, vabbè, sono morto male anche. Devo capire un attimo come funziona questo qua. E quindi per adesso. Perfetto. E vabbè, ma hai rotto il cazzo anche, eh. Questo qui del tizio infetto veramente fatto malissimo, eh. Cioè proprio zero logica, zero assolutamente. Veramente zero, zero, zero totale di logica. Questo si lecca i rifiuti qua. Bello. Che bel ragazzo. È morto. Poi arriva quello con gli spari, poi arriva quello con l'affare, arriva quello con la roba radioattiva, arriva anche la sorella scema del tizio. Cioè. No, non ci siamo proprio qua. Ma tra l'altro, allora, tra tutte le robe. Tutte le robe poco logiche, questa proprio è quella più illogica di tutte. Cioè il tizio qua, cioè proprio non ha senso questo nemico, ragazzi, non ha senso. Poi tra l'altro, cioè
Voi avete bisogno di tempo per fare una cosa, di farne un'altra. Questo arriva. Allora rotoli, allora ti scansi. Però nello stesso tempo... Cioè, va bene nel momento in cui voi abbiate sicuramente un'arma, però... Poi tutte quelle mosse qua tolgono, cioè incredibile, tutte quelle mosse qua tolgono, diciamo, la possibilità poi di poter, cioè come dire, lo sto facendo, quindi automaticamente è come se fossi impegnato e i nemici sono super aperto a questa cosa. Cioè oltre alle finisher, qualunque altra cosa con la quale voi vi concentrate più di due nanosecondi alla forza. Un conto... Allora, un conto è se mi dite Assassin's Creed non ha senso, cioè ci sono 5 avversari, loro si mettono in fila e dicono no, io ne attacco uno alla volta e guardate, non ritengo che sia corretto questo modo di fare. E allora loro fanno questa scelta. Buono, siamo morti, lo rifacciamo ancora una volta e poi ci salutiamo, perché sinceramente non credo... Non credo proprio di farcela. Perfetto. Ragazzi, con il boss che ci ammazza automaticamente, quindi siamo proprio arrivati in un momento brutto di questo gioco, che comunque qualcosina era salvabile all'inizio, ma a questo punto qua specifico no, non si salva assolutamente. Io vi ringrazio, chiudiamo la serata, continuate a seguirci sempre su Gamesurf TV, ma soprattutto, cioè non soprattutto, anche naturalmente Gamesurf.it. Io vi ringrazio, grazie Snake e Kratos, al prossimo video e ciao!